Salve e benvenuti al vostro primo virtual tour. Il mio nome è Matteo Lusenti e sarò la vostra guida virtuale alla scoperta di questa tecnologia. Quello che state vedendo adesso non è un virtual tour classico, diciamo, ma è un virtual tour stereoscopico. Qual è la differenza? Beh, direi che la state notando già mentre vi guardate intorno. Il virtual tour classico viene girato con videocamere sferiche. Dovete immaginare che in questo momento voi vi trovereste in una sfera e il video girato in maniera classica, sferica, viene proiettato sulla parete di questa sfera. Grazie invece alla tecnologia stereoscopica riusciamo ad ottenere un video che ricostruisce perfettamente le dimensioni di un ambiente, grazie appunto alla tecnologia stereoscopica, che sfrutta due lenti, una per occhio, per riprendere tutto intorno. Il risultato appunto è qualcosa che va molto al di là di un classico virtual tour, perché riusciamo a percepire le dimensioni e la profondità di un ambiente. Questa stanza, ad esempio, che state guardando, ha le dimensioni della stanza reale. Quindi è come se voi steste letteralmente visitando la casa come se fosse dal vivo. Questa tecnologia purtroppo non è molto diffusa qua in Italia, ma è molto diffusa, al contrario, oltreoceano, ad esempio negli Stati Uniti d'America. Io ho deciso di portarla qui, perché credo che possa essere il futuro dei virtual tour. Beh, direi che a questo punto vi faccio fare un giro della casa, che dite? Cominciamo dalla cucina. Eccoci in cucina, la prima stanza che visiteremo in questo virtual tour. Come potete vedere, abbiamo quattro fornelli a gas, un forno, un doppio lavello, una dispensa ad angolo. Lì abbiamo un fornellino, teiera, caffettiera, microonde e un frigorifero. Questa cucina, tra l'altro, è abbastanza spaziosa per poterci mettere un tavolo che può essere utilizzato banalmente per consumare pasti veloci oppure per le colazioni. A questo punto direi di andare in salotto. Ora ci troviamo nel salotto, molto spazioso come potete vedere, ed è composto da due parti di per sé. La prima, la zona relax con due divani TV 50 pollici, mentre qua dietro abbiamo un tavolo per consumare i pasti. Tra l'altro questo tavolo si può allargare e lo spazio consente di avere a cena, ad esempio, un gruppo anche di 12 persone tranquillamente. In più abbiamo anche diversi mobili, tra cui un'antica libreria in legno e una dispensa con della bigiotteria di vetro. E chicca finale, il camino, che è stato appena aggiunto al salotto. Bene, direi che adesso possiamo ritornare nel corridoio e andare nella zona notte. Venite. Ed eccoci nel corridoio della zona notte, che è composta da quattro stanze: una camera da letto singola, una stanza armadi, una camera da letto matrimoniale e infine il bagno. Direi di cominciare dalla stanza da letto singola. Andiamo. Qui ci troviamo nella stanza da letto singola. Come potete vedere è stata arredata per un ragazzo giovane, uno studente magari. È composta per l'appunto da un letto singolo e da questa comoda scrivania, blocco unico con armadi e cassetti, molto molto comoda per appunto uno studente. In più abbiamo questo enorme armadio per tenerci i vestiti e quel cassettone antico in legno. Bene, proseguiamo con il resto delle stanze. Qui ci troviamo nel ripostiglio, o anche detta la stanza armadi,
è composta per l'appunto da due giganteschi armadi, uno usato per vestiti e l'altro invece usato per utensili per la pulizia, bagno o altri accessori per la casa. Proseguiamo con il resto delle stanze. Ora ci troviamo nella stanza da letto matrimoniale, che è composta appunto da un letto doppio matrimoniale, un cassettone qua sotto per tenerci accessori o vestiti e lì un antico armadio in legno per metterci cappotti o semplicemente altri vestiti. In più abbiamo un balcone dietro di voi che dà sull'esterno. Bene, direi di andare adesso a visitare l'ultima stanza, il bagno. Ed eccoci qua nell'ultima stanza che vi farò visitare oggi, ovvero il bagno. Molto moderno, è stato appena ristrutturato, giusto da qualche mese. Ed è composto da lavello con ripiano in legno, water, bidet e questa bellissima doccia a vetro, appena rifatta. Bene, siamo tornati all'ingresso dell'abitazione. Io vi ringrazio per essere stati con me, mi auguro che questo virtual tour vi sia piaciuto e che ovviamente vi sia piaciuta anche la casa. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!